Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua, siamo a metà aprile, il perché della divisione del mese l'ho visto nel precedente video e lo dico anche ora, ovvero sono troppe partite quindi ho deciso di dividere il video mese in due video appunto, in due episodi. E comunque vabbè, detto questo, la partita che dovremmo fare è questa qua, ovvero l'andata dei quarti di finale di Champions League contro lo Schalke. Laggiù, giochiamo fuori casa in trasferta. Quindi detto questo, come ho già fatto, come sto facendo, più già davanti, direi subito di iniziare. Come va veloce, ok. Allora, ok, così per le maglie, bella quella dello Schalke, bella, mi garba. E raga, dovremo vedere la differenza fra le due maglie. Per quanto riguarda la formazione, non tutti sono al 100%, però meno male, può andare bene così, più o meno. E no, vai, iniziamo con queste formazioni qua, poi eventualmente faremo dei cambi. Dai bimbi, che siamo in Champions League, quarti, le possibilità di passare ci sono. Dai, crediamoci. Giochiamo chiaramente notturna, battono il calcio d'inizio, l'avversario e la partita inizia. Dai, bimbi, dai, Attenzione, Donnarumma la fa sua agilmente. Oh, ma chi è lui, die? Meno male non l'ha data nel mezzo, varrà solo. Comunque, ragazzi, occhio, Entra serpentina impressionante, mi sa per me si rifà. Vai Cardi, mamma mia signore che tiro, mamma mia signore che tiro. Finisce così il primo tempo, 0-0, è una partita abbastanza divertente perché ci sono un po' di occasioni, però non è divertentissima perché comunque diciamo di spettacolo, soprattutto la di gol, siamo tutti e due a secco. E speriamo che nel secondo tempo la sa possa cambiare, magari a favore nostro, perché no. Perso il pallone. Si avvicina all'area. Cai di fare gore, Ora sì! Maurito! Maure Caldi, la sblocca lui! Al 55esimo! E andiamo! Dopo aver fatto quel magico tiro che è sempre lì, diciamo il pallone è sempre lì che vola. Nel primo tempo, nel secondo tempo, la prima occasione purga gli avversari. E andiamo! 1-0. Attenzione di balla dalla distanza. Boh, ci ho provato. Niente, ho visto. Cambio. Allora. Si fa così. Tac. 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 E tac. Vai, a posto. Occhio al suo movimento. Ha spazio per Dio. Dio buono Rashford. La potenza c'era, la precisione decisamente no. Attenzione in bollo, mamma mia, tiri, però è angolo, non male, vai, se non vero non andava in porta uguale. Attenzione, niente, attenzione ora, siamo sul finale, cerchiamo di non prendere gol, vai Ciccio Rashford, vai che sarà solo, vai che la porta è libera perché il portiere è arrivato su, guarda, ci vuole andare così, vai, eccolo qui, 2-0, Rashford. Il portiere era salito per cercare il gol dell'eventuale pareggio. Così non è stato. Diciamo clamorosa ripartenza e clamoroso contropiede. Rashford ha preso per il culo. Addirittura è entrato dentro la porta col pallone. Bene così. La raga dovrebbe finire, no? Oh. Yes! Finisce. Finisce così. 2-0. Bene. Sono contento. Sono contento per vari motivi. Allora, uno. In primis perché vabbè si è vinto. Due, perché si è vinto fuori casa. Si è vinto all'andata fuori casa e quindi eventualmente per diciamo più che per un ritorno, diciamo, come si può dire, abbiamo iniziato bene questa andata e ritorno, ecco, via. Anzi sì, dai, mettiamoci anche per un ritorno, perché per un eventuale pareggio. No, vabbè, sto per dire cazzate perché per pareggiare mi fa due gol anche
Anche lo Shark eventualmente andremo a supplementare, quindi è una cazzata, ma comunque, oltre a questo, un altro motivo, vabbè intanto vado avanti, un altro motivo è, diciamo, per un discorso di risultato barra morale, perché, non so se avete visto il video precedente, comunque se ve lo ricordavate, nel video precedente appunto l'abbiamo concluso non in maniera bella, perché abbiamo fatto le ultime due partite, una contro il City e una contro il Derby County, se non erro. E contro il City abbiamo perso clamorosamente e meritatamente. Contro il Derby County invece abbiamo pareggiato e comunque non abbiamo giocato bene. Quindi sono contento perché siamo tornati a giocare bene e a vincere. Poi fra l'altro il secondo tempo non abbiamo concesso niente allo Shark, un'altra cosa in più. Comunque, lasciando sta questa cosa vi basta, parliamo di questa partita qua, della prossima, ovvero quella campionato, in casa contro il West Bromwich. Niente, questa è la seconda parte del video, ora si torna a giocare in campionato, guardiamo la classifica, cosa che non avevo visto a fine video precedente, a quanto pare il Tottenham aveva riperso, quindi era rimasta 55, noi pareggiando siamo andati a un punto più, siamo in punti di stacco in più a loro, quindi siamo a ben 8 punti con 7 partite rimanenti. Bimbi, io ci credo. Via, iniziamo questa partita qua, basta chiacchierare, che veramente detto troppo. Allora, giochiamo in casa. Non so se l'avevo detto, ovviamente l'ho ridetto. E no, via, si gioca questa maglia lì, vai. Tutti stanchi morti, clamorosamente, e chiaramente. Via, mi tocca fare riposo a Eriksen. Mette a lui. Poi, ma, fa riposo a Dembélé, si mette Bailey. Fa riposo a Ta. Mette Zuma. Basta, tornerai van da voglia. Caro Sanchez. Sa che siamo più o meno a metà infortunio ora, più o meno. Tra 3 mesi, si è rotto mi pare a fine febbraio, quindi sì, siamo a metà ora, più o meno. Giornata di sole, battiamo il calcio noi e la partita inizia. Ale! Levatene! Via, 1-0. Dopo quanto? Dopo poco. Vediamo quanti minuti sono passati. Solamente 6 minuti. Bel inizio, complimenti a tutti. Attenzione, mamma mia, ancora West Bromwich. Finisce così il primo tempo, 1-0 West Bromwich. Diciamo, vabbè, 1-0 tra virgolette meritato perché rispetto a noi hanno fatto di più, però hanno fatto poche occasioni in generale. Brutta partita in tutti i sensi. Via, speriamo che nel secondo tempo possa cambiare qualcosa. Attenzione, mamma mia. Qui Donnarumma ha fatto una grande parata perché è stato un tiro deviato e meno male l'ha preso. Bravo Gigio, anche se vabbè, hai preso gol che per ora ci fa perdere, anche se in realtà non è colpa sua. Vai, due, eccoci. Meno male ha tirato da lì, non è voluto andare avanti. Bermi brodo. Attenzione. Boh, si è fatto anticipare. In realtà credevo la prendesse il nostro difensore. Ci viene mostrata la grafica relativa al possesso palla. Possesso palla che finora. Vai Cardi, buttala dentro, eccolo lì! Mauro Cardi! Veramente penso da per quest'anno almeno il gol più meritato di sempre, perché è la prima volta che si arriva in porta e che si fa soprattutto un tiro in porta. C'è andata no di uno, di più per ora, perché comunque non è ancora finito. Via, facciamo qualche cambio. Sono contento però. Girano le palle perché veramente non si può giocare così male. Allora, mamma mia, che stato siamo. Mamma mia. Boh, facciamo sì. A me Ovidi. È l'unio. Attenzione, mamma mia. Bravo Donnarumma, però non è ancora finita. La leviamo. Via, pedatona. Oh, va bene, via, per come saranno messi le ossa, meno male abbiamo almeno pareggiato. Però, non ci siamo. Io, guarda, voglio dare una colpa a tutto ciò, ci metto la stanchezza di tutta la squadra per vedere la partita di Champions. Però, in realtà non è quella, veramente, lo so che so io che gioco, lo controllo io, però sembra che a volte i giocatori fanno i movimenti stramandi più bene rispetto ad altre volte. Io, boh, chi lo sa. Dopo pochi giorni rieccoci a giocare il ritorno di Champions League. Lo so che mi fa ridere ragazzi, ve lo faccio scusate,
è che nel giro di una settimana, anzi nemmeno, perché una settimana sarebbe domani, quindi il gioco è il venerdì 24, abbiamo fatto tre partite, di cui due di Champions, quindi magari in teoria la Champions è ancora più stancante perché sono più tirate le cose, insomma, no, sono più partite in teoria più tirate, quindi peggio è mai. Vabbè, comunque, e niente, giochiamo il ritorno, siamo in vantaggio di due gol, ma speriamo bene, via. Ok, così per la maglia. Allora rismette per l'altra. Più bene per la in casa, eh. Allora, mamma mia, in che stato siamo fra tutti. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Ma me la rischio. Me la rischio, è sbagliatissimo farlo soprattutto in Champions. Però me la rischio perché abbiamo vantaggio di due gol. Spero di non pentirmene. Se metto Bailey, vediamo un po'. Bailey ha messo anche peggio. Secondo me sì, un po' peggio. Vabbè, via, iniziamo così. Poi, sperando di non morire in campo, si farà qualche cambio. Ci siamo. Battono il calcio, inizia l'avversario. Sì, probabilmente non so come pensavo Simone a batterlo, invece no. Via, è iniziata la partita, è iniziato il ritorno. Dai, bimbi, eh. Cerchiamo di passare il turno, che le possibilità ce l'abbiamo e ci sono. E io ci credo. Ecco, però bisogna levare palla. Mamma mia. Così non si passa il turno, ragazzi, si gioca così. Bella roba, vai di bala. Vai Ciccio, tira! Dio buono, dio. Attenzione di bala. Vai! Eccolo! Marcus Rashford, la sblocca lui. Abbiamo sinceramente, anzi personalmente, deciso di spingere poco, dato che siamo stanchi. Però ciononostante siamo arrivati un po' di volte, non tanto, in porta. E niente, siamo addirittura anche andati in vantaggio 1-0. Rashford la sblocca lui sul finale del primo tempo. Infatti finisce proprio così il primo tempo, 1-0. Ed è bene così, perché stiamo gestendo bene la partita a ritmi abbastanza lenti, che ho paura veramente di stancare troppo i giocatori. E bene, guarda, faccio anche questa cosa lì. Metto a Meobi a posto di Basel, che era stato spostato su COC perché CDC c'è andato Eriksen, e poi levato di Bala per mettere Icardi. E faccio anche un'altra cosa, lavo Embolo e metto Bailey. Vai, me l'avevo scordato. Vai, via, vediamo se inizio tempo le cose andranno bene così, cioè ci saranno anche più occasioni, chi lo sa. Vedremo, via, intanto iniziamolo. Cardi così dalla distanza, speravo la potesse prendere meglio. Eriksen, anche lui dalla distanza, la potenza c'era, ma invece lui era troppo alto. Cardi di prepotenza e fai gol, peccato, non è riuscito a dare la potenza necessaria al tiro, che la precisione c'era. Però mi ha garbato perché di potenza ha anticipato il difensore. Boh, chi era? Rashford di testa? Era Rashford. Ha tirato una bomba di testa. Vediamo un po' se si rifà. Ehi, peccato. Però non è ancora finita. Assistiamo insieme all'azione. Nulla, via. Vai che ha scoperto. Vai che lo shark ha scoperto. Prova a tirare di V. Mamma mia. Attenzione, meno male, vai, meno male Williams non si sa come ha dato noia all'attaccante, rispetto a lui era veramente più basso Williams. O lui, vabbè, già in attacco, clamorosamente in attacco. Oh, non, mi si leva, mamma mia, avevamo avuto culo, però è normale che eravamo un po' scoperti, nel senso, questi già non erano tutti in attacco. Attenzione, meno male, bravo Gigi. Via, finisce così. Passiamo il turno noi. Sì, un attimo, ero rincotto perché è successo una cosa sul finale che non avevo capito. Sembrava che il pallone fosse uscito, ma l'arbitro non avesse fischiato il fatto che era uscito. Vabbè, comunque, e andiamo, passiamo questi quarti. Continua il nostro cammino in Champions League. Una bella vittoria, cioè, diciamo due belle partite, perché la prima
vinta di cattiveria. La seconda vinta in maniera tra virgolette tranquilla, fortunosa sotto certi punti di vista, però bene così. Ora sono curioso di sapere chi andremo a beccare. Allora, eccoci qua a quella che è l'ultima partita del video, di conseguenza anche di aprile. La semifinale di FA Cup contro lo Swansea. Cosa faccio? Dì, io la simulo, la simulo. Tra l'altro fatemi vedere una cosina, a regola se si vince dovremmo passare il turno, non c'è un ritorno, come del resto è successo fino adesso. Forse, non lo so, non capisco. Non capisco dall'altro. Dall'altro coso, dall'altra partita, ovvero Arsenal West Ham, quel 3-4 cosa stia a significare. Boh, vabbè. No, fatemi rivedere un attimino. Scusate se la savana per lunghe, ma ho paura di dire delle baggianate abnormi. No, vedrai, probabilmente c'è. No, non c'è un ritorno. Ah, forse sono i supplementari rigori, forse quelli che avevano pareggiato, perché guardavo anche Liverpool-Swansea. Noi invece siamo vinto 2-0 e siamo passati tranquillamente. Vabbè, comunque, tanto pensiamo a questa partita qua. Insomma, è su quel discorso che ho deciso di simularla. Ormai giocherò se ci arriverò solamente la finale. Guardiamo un po' come andrà. Speriamo bene, eh. Vediamo se riusciamo a portarci anche a casa questa Coppa di Lega. 1-0 di Bala, buono. Bene, si è sbriciolato uno. No, sbriciolato no, si è fatto male, c'è il cerottino. 2-0 Buzzer. Io a Montero non ci voleva dello Swansea. Cardi 3-1. Vai, quanti gode. Williams, bene, Pigio, il triangolo si finisce. 4-1. A regola siamo passati e dovremmo essere in finale. Ed eccoci arrivati a maggio, quindi di conseguenza concludo il video. Prima di concludere il video volevo vedere due cose. Uno, la classifica, e due, le partite che ci saranno a maggio. Allora, in primis la classifica. Come dissi nella prima parte, se non sbaglio, di aprile, stranamente il City era crollato. Ecco, in tempo di così, poi vabbè, noi siamo, fra l'altro c'è anche Giorgio, c'è anche perso, il City è tornato su a molla, fra l'altro, a manetta. Secondo, vabbè, una partita in più di noi, però dista solamente a 5 punti da noi. Se noi dovessimo perdere questa partita qua, ovvero in casa contro il Chelsea, che comunque è una bella partita, anche se giochiamo in casa, è pur sempre il Chelsea, che fra l'altro è quarto, e rimarremo a questa distanza qui. Praticamente la cosa comincia a farsi complicata, perché il City è tornato su in maniera grintosa. Boh, comunque, la classifica è questa. Quello che volevo dirvi era il discorso in primis classifica, cioè posizione, e poi City. Bisogna stare attenti, perché sotto pigiano giustamente parecchio. Quindi, però, nonostante tutto siamo messi abbastanza bene in classifica. Cioè, anche se perdiamo, rimaniamo così, poi ne possiamo perdere un'altra, se vogliamo, e rimaniamo sempre primi. Vabbè, questa è la classifica. Per quanto riguarda invece le partite di questo mese qua, ce ne sono 8 miliardi. Allora, innanzitutto l'FA Cup, che siamo andati in finale, siamo andati con West Ham. Non avevo visto che c'era andato il West Ham. Quindi, beh, è una partita in teoria sulla carta abbastanza fattibile. Però questa sarà la partita di giugno, quindi proprio l'unica partita che c'è a giugno, a quanto pare. E invece per quanto riguarda questo mese qua, ci sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partite. Allora, e direi di fare come prima. Il problema è che poi c'è anche questa partita qua di giugno, che è una, io non posso fare un video con una partita solo di FA Cup, fra l'altro è vero che è una finale, però mi sembra un po' eccessivo. Allora, io direi di far così. Questa qua è la semifinale di Champions, no? Quindi di conseguenza, se dovessimo arrivare in finale, cioè, non ci saranno altre due partite, bensì una, che ne so, può essere qui, toh, vai, 29 mercoledì. Quindi io direi nel prossimo video di fare questa partita, di fare 5 partite, e poi ridividere i video e fare 1, 2, 3, eventualmente 4 e 5. Eh? Vi può piacere? Sì, vabbè. E niente, quindi il video sarà ridiviso, il mese sarà ridiviso. Spero che possiate capire il perché. E basta, io non c'ho da dire altro. Quindi, a livello di conclusioni. Anche questo video, seppur breve a livello di partite giocate, è andato,
in campionato abbiamo purtroppo pareggiato, anzi ripareggiato, e niente. Campionato si è messo abbastanza bene, anche se dobbiamo un po' ricercare di tornare a vincere, ecco. In Champions si va, in FA Cup siamo in finale, abbiamo comunque vinto nei precedenti video, non mi ricordo male di preciso, l'altra Coppa di Lega, no? Direi che la stagione sta andando sui binari, non più, anzi decisamente giusti, anzi più che giusti. Quindi ragazzi, niente, vi aspetto in quello che probabilmente sarà il penultimo video di questa serie qua, se tutto va come deve andare. E niente, quindi vi saluto e seguite il prossimo video, perché comunque saranno partite importanti. E basta avere per conclusione, perché tiro sempre le cose troppo per le lunghe. Allora, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potete rimanere aggiornati su tutte le partite di questa serie qua, le partite, tutti i video di questa serie qua, ma non solo, se sto veramente dicendo delle cose assurde. Beh ragazzi, vi aspetto nel prossimo video, che a parte gli scherzi dovrebbe essere un video molto interessante e, boh, ci sta che, non credo, però ci sta anche che potrà venire fuori il discorso scudetto, se vinceremo o meno il campionato, anche perché di per sé mancano a noi 6 partite, al City 5 partite, quindi abbiamo 5 punti di stacco, quindi siamo agli sgoccioli, ecco. Via ragazzi, vi aspetto, ciao!